Balenò Festival al Parco della Malpensata è una 3 giorni di musica, concerti, laboratori creativi, sport, cioè corsi di parkour, basket. Il progetto è quello di sostenere i ragazzi di Gate nel ridare vita a questo parco. Questo è un parco che è stato riaperto da un anno e mezzo in un quartiere di Bergamo molto particolare, molto complesso come il quartiere Malpensata. L'obiettivo nostro, del Comune di Bergamo, è che questo parco ritorni ad essere un punto di riferimento culturale, sociale per il quartiere, per questo territorio. È un parco che ha già una sua vita, molto bella, un parco multietnico, uno dei pochi luoghi a Bergamo forse davvero così eterogenei come frequentazione. Noi abbiamo scelto di fare il festival qui perché questo posto ci piace e pensiamo che i processi creativi, i processi artistici in posti come questo acquisiscano un valore molto più alto e soprattutto una profondità. E quindi insomma, ci stiamo divertendo molto e siamo molto contenti di quello che stiamo facendo. Facebook avevo trovato il festival Baleno e siccome mi piace come è stato riorganizzato negli ultimi anni il Parco della Malpensata e anche le attività proposte del festival mi sembravano proprio un luogo e delle attività belle per passare e per ritrovare anche magari amici che non vedi da Sono il tempo. papà di una bambina di 6 anni, Caterina, e ho saputo dell'attività che veniva fatta oggi insieme ad altri bambini e mi piaceva che partecipasse per stare insieme ad altri bambini un Sono venuta pomeriggio. oggi perché ho visto un evento in internet sugli eventi di Bergamo e ero incuriosita un po' perché c'era il parkour oggi. E siccome non avevo mai esplorato questo ambiente, cioè ho scoperto questa nuova parte e giuro mi è piaciuta un sacco. Ho imparato a muovermi, a come gestire, cioè, le gambe, le braccia, quindi cioè, riesco a saltare senza farmi male. Ho scoperto nuove cose. Io sono una volontaria che lavora al Baleno Festival e per ora sono addetta al gazebo, ma in generale giro per tutte le attività che Ci sono. abbiamo fatto tanto per questo parco. Oggi infatti ci sono un sacco di persone ed è bello perché le tante etnie che vivono in questo parco, che vivono in questa zona, riescono a vivere insieme in questo parco e quindi mi piace questa idea ed è stato anche quello che mi ha motivato per partecipare a questo festival.